Passeranno il Natale nella loro nuova casa gli assegnatari degli appartamenti di Camaro Sottomontagna, le cui chiavi sono state consegnate al comune. Nonostante sia stata votata venerdì dal Consiglio Comunale in via De Mille, nel fine settimana si è registrato il caos con auto che circolavano senza problemi e che sostavano in via De Mille. Per risolvere in modo definitivo il problema rifiuti serve creare impianti, lo ribadisce l'ex presidente di Messina Ambiente Nino Dalmazio. Sonora tirata d'orecchie del sindaco De Luca alla società che è stata incaricata di stabilire la salute degli alberi di Messina, altri due caduti per il maltempo. Vittorie di misura per ACR Messina e Città di Messina, decisivi, arcidiacono da una parte e Cangemi dall'altra, pareggio per Ligia Virtus contro il Locri. Allo stadio San Francesco d'Assisi di Nocera Inferiore va in scena la 14ª giornata di andata del girone I del campionato nazionale di Serie D tra il Messina di Oberdan Biagioni e la Nocerina di Gerardo Viscido. 4-3-3 per i siciliani con il brasiliano Lorenzon tra i pali, Biondi, Bazza, Palà e Barbera in difesa, Genevietra, Didi e Iansè a centrocampo e Cocimano, Arcidiacono e Tedesco in avanti. 3-5-2 per i campani con il tandem offensivo composto da Cioffi e Simonetti. Fischia il signor Mario Perri della sezione di Roma. Molossi pericolosi dopo appena 5 minuti. Incursione sulla sinistra di Simonetti che dopo aver saltato un avversario calcia con il destro trovando solo l'esterno della rete. Al 12esimo campani ancora insidiosi con un calcio di punizione di salto che si spegne sul fondo. Il Messina si fa vivo al 28esimo e per poco non trova il gol del vantaggio. Serie di rimpalli sulla destra con Cocimano che fa partire un cross che per poco non inganna Feola con la sfera che colpisce la traversa. La Nocerina risponde allo scadere del primo tempo con Festa che dalla sinistra serve Odierna che da buona posizione non trova però lo specchio della porta. La prima frazione di gara si chiude con un tiro scialbo di Cardone bloccato senza patemi dall'esordiente Lorenzon. Si torna negli spogliatoi a reti bianche. La ripresa si apre senza sostituzioni e con i biancoscudati che partono premendo il piede sull'acceleratore. Bolide dell'olandese Iansè dalla distanza che termina di un soffio sopra la traversa. È il preludio al gol dei peloritani che giunge al 65esimo. Cross dalla destra di Biondi e splendida sforbiciata di Pietro Arcidiacono che porta in vantaggio il Messina. La Nocerina tenta una timida reazione al 72esimo con una conclusione di De Feo bloccata da Lorenzon e poi con l'argentino Salto che colpisce l'esterno della rete creando l'illusione del gol. A 10 minuti dal termine del match il Messina prova definitivamente a chiudere i conti con una rovesciata del playmaker francese Genevier che non trova però la porta difesa da Feola. In pieno recupero, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è Orlando a far partire un tiro violentissimo che impegna Lorenzon, abile a salvare il risultato. La gara si chiude sul punteggio di 0-1 a favore del Messina grazie alla rete di Pietro Arcidiacono. Mercoledì prossimo il Messina nel turno infrasettimanale ospiterà il Roccella, mentre la Nocerina giocherà in casa della Cittanovese. Ottimo successo per i giallorossi che tornano finalmente alla vittoria dopo ben 60 giorni.